questo momento, ti dico la verità, non ci ho neanche parlato con nessuno di calciomercato, di queste cose qua. Penso solo a raggiungere la salvezza il prima possibile, perché la classifica parla, no? Adesso non penso a queste cose, penso solo a lavorare, di andare a Pesaro e di cercare di fare la miglior partita di questo, di iniziare bene quest'anno, il 2022, sperando che raggiungiamo la salvezza il prima possibile. Cerchiamo di dare la svolta in questo 2022. No, no, comunque non è un campo impossibile, è un campo comunque che, come tutte le partite, te la puoi giocare con chiunque. Sì, comunque pure la società ha fatto un po' di calciomercato, comunque sono arrivati pure dei ragazzi comunque interessanti, molto bravi. Speriamo che ci daranno una mano per vedere di andare bene questa stagione, di raggiungere la salvezza il prima possibile. Ma secondo me ho dato quello che potevo e farò sempre così per il Teramo, perché è una società comunque molto importante, e sperando di arrivare più in alto possibile con questa maglia e di continuare così, e di continuare come sto facendo, di migliorare, di cercare sempre di migliorare. No, ma comunque il mister l'ho visto bene, comunque è carico pure lui, non vede pure lui l'ora di andare al Benelli e di giocare questa partita. Deciderà il mister comunque, no? Deciderà il mister, poi non è che se il mister reputa che uno deve fare tutte le partite, le fa. Se il mister reputa che o io e Buar dobbiamo alternarci, ci alterneremo senza nessun dubbio. Vedremo. Comunque non so pure io, ti dico che non so pure io a darti una risposta in questa situazione qua, perché ci sono pure partite, comunque saranno delle partite importanti. In un mese e mezzo, 2 mesi faremo 9 partite, comunque sono tante. Adesso è ormai passata, è passato il 2022, 2021, adesso pensiamo al 2022, comunque la prima partita che sarà a Pesaro, e cercheremo di andare là con la giusta mentalità. No, ma io fino adesso non parlo proprio, non so neanche io, dico che non so niente, non parlo proprio di queste cose qua, perché sono un ragazzo che comunque voglio finire qua la stagione, voglio fare bene qua. Sicuramente sì, sicuramente di iniziare molto bene. Comunque questa è una seconda fase di campionato, che è come se fosse un altro campionato, e cercheremo di entrare con il piede giusto a Pesaro e di vedere di portare a casa la vittoria. Perché se inizi col piede giusto significa che poi prendi fiducia e vai avanti.